cercando Pinuccio. Se gente sei in sala, non lo vedo. Ah, ma sei lento. Ma sbrigati. Sei troppo lento. Per i nostri tempi per i nostri tempi sei lento. Stavo discutendo una mozione, quella più importante, dove andare a mangiare a pranzo. Stavo sentendo i baresi che dicevano abbiamo trovato uno vicino alla piazzetta, un altro. Insomma, adesso si sta parlando di questo, scusate se ve lo dico, voi state trattando temi importanti, ma tutti stanno a pensare dove devo andare a mangiare. Scusate, io me ne devo andare perché devo andare al congresso della UIL, quindi prima di andarmene chiamo naturalmente Susanna e Pinuccio. Sì, sto qua. Ad Assisi, qua ti stanno aspettando che devi venire. Senti, no, tutto bene, come al solito. Sì, no. Hanno messo un palchetto, vengono le persone qua sopra, dicono i fatti loro. Eh sì, qualcuno pure parla dei massimi sistemi, problemi loro, la bolletta, ognuno fa i fatti propri, sì, è normale. Tipo gli alcolisti anonimi, no? Uno parla e gli altri dicono io. Vabbè, senti, ho 2-3 cose per oggi che devi venire. Oh, mi raccomando, niente minigonne, eh? Che qua c'è un ambiente un po' strano e tutti stanno abbracciando la fede in questi giorni. Sì. Poi non ti preoccupare, io ho sondato per te il terreno, che Rimini si avvicina. Comunque sta a Rimini, non la discoteca, oh, sei il congresso tu. E allora tu sembra quelle cose, pensi. Mi raccomando, Rimini si avvicina, qua stanno diverse, sì, le emozioni, le cose, gruppi, gruppetti, sta quello là, Cremaschi, no, quello che vuole pure lui, poi sta Culatello, quello che ha inventato il Culatello, un altro, stanno quelli del sud, del movimento Cozza Pelosa. Io ho pensato, li spariamo tutti, così rimani da sola e vinci da solo, tranquillo. Come sei vestita oggi? Maglione bordeaux e pantalone marrone. Susanna, ma sei daltonico, non lo so. Ho capito io che devi far vedere quel che non ci tiene. Però un poco dal parrucchiere si è andati, che qua stanno tutti, soprattutto le donne, stanno tutte vestite bene, col cappello fatto. Non venire come stavi così a fare la polvere a casa. Vieni un poco meglio. Poi mi raccomando, devi essere più presente in TV. Tu vai troppo, poi sei timida, devi andare più spesso in TV. Mo ti ho piazzato 2-3 trasmissioni. Mo ti fai Art Attack, quella trasmissione. Tu vai così, ti avvicini al pubblico dei bambini, che questi sono futuri tesserati, tu devi pensare al futuro. Poi devi andare al gioco dei pacchi, vai come concorrente, ti camuffiamo un poco, ti lasci crescere la barba così non ti riconoscono. E poi a Bim Bum Bam pure, che mo lo rifanno, e tu vai presenti i cartoni, ma ti devi avvicinare ad un pubblico più giovane, che sennò sembri, capi, che si lamentano. Mi raccomando. Poi per Rimini io ho già organizzato tutto. La settimana prima ti mando a Sharm el Sheikh con Landini. Vi andate a fare un viaggio. Che secondo me, voi, ci può essere del tenero nella CGIL. Ci può essere del tenero. Senti a me. Che quando lo vedere così, vestito bene, senza canottiera, ha il suo fascino. Tu immagina se vi mettete insieme tutti e due. Ma la strage per gli altri sindacati. Pensaci a questa cosa. Pensaci qualche secondo. Mia suocera ha detto... Senti, tu a che ora arrivi? Ah, fra una mezz'ora già arrivi. No, non ti conviene venire fra mezz'ora. Qua staranno mangiando tutti. Vieni fra 2-3 ore. Sì, se poi vieni prima, basta che ti fai un giro nella via principale. Qua li trovi tutti che stanno a mangiare. A spese della CGL, giustamente, scusa... A che serve il sindacato se no? A mangiare al ristorante quando si va fuori. Va bene. Senti, mi raccomando, non ti mettere le calze a rete che ti sei messo l'altra volta, che mi hai confuso un po' quando ti ho visto, ti stavo saltando addosso, stavo facendo un succhiotto, poi ho detto, vabbè, mia moglie mi ha ripreso in tempo. Mi raccomando, energica, a Rimini vincerai, anche forse da sola, quindi voglio dire, mettiamo un'alternativa finta, che ne so, uomo ragno nella scheda, così uno fa, chi voto? A me per fare vedere, cioè capito, facciamo le cose, ma facciamo bene, uno fa, Susanna o l'uomo ragno? Magari qualcuno, di quel che ho visto oggi qua, qualcuno capace pur che voti l'uomo ragno. Sì. Ma, ci sentiamo, ti aspettiamo. Ciao, bello. Allora, grazie. Ringraziamo Pino.